L'Empoli rientra fra quelle corazzate di questo campionato che ha degli uomini, dei giocatori forti in tutti i reparti. Ultimamente hanno cambiato per motivi legati ad infortuni, mancando a Christian Bucchi delle punte. È una squadra che palleggia, una squadra che ha gamba davanti, ha giocatori che insomma da 18-20 gol al campionato, quindi è una squadra molto molto forte. Ma intanto io parto tutte le settimane sperando, appunto, come dici tu, di avere la stessa formazione. Però giocatori importanti, non voglio fare la stessa formazione a prescindere, perché come dicevo mi piacerebbe, però è una possibilità, ma non è detto che cambi qualcosa, ma perché ripeto, ho giocatori bravi, quando tutti stanno bene se la giocano perché sono giocatori bravi. Mi auguro che stiano tutti bene sicuramente, una volta che stanno tutti bene poi scelgo, però dire, il blocco di squadra funziona, quindi è chiaro che cambiare, non è che posso cambiare 10 giocatori o 7 giocatori, quindi mi auguro di portare avanti il blocco e poi cambiare uno o due se ci deve essere la necessità. Senza la salvezza non facciamo niente, quindi una volta che ci siamo salvati penso una stagione di calcio. Ci sono tanti obiettivi, il primo obiettivo è la salvezza, una volta maturata la salvezza andiamo a parlare di altro. Greg il 99% viene Castanos, quindi convive con questo problema alla mano, insomma dovrà stringere i denti anche lui. Stesso discorso per Luca Palmiero, che insomma dà sempre la propria disponibilità, insomma un giocatore che ha un problemino, ma ci convive allenandosi un pochettino a singhiozzo, ma insomma Luca è un giocatore importante, quindi pensiamo, speriamo di portarlo ad Empoli. Oltre ai 3-4 che hanno giocato spesso, abbiamo tante alternative valide, non sono seconde scelte, purtroppo per fortuna comunque faccio delle scelte, ma veramente ho giocatori bravi che tutte le settimane lavorano bene. Poi è chiaro che se abbiamo 3-4 giocatori disponibili, più o meno il centrocampo rimane più o meno quello, però insomma chi ha giocato quando è stato chiamato in causa ha fatto comunque sempre bene. Beh, allora non è che quando si perde non è il mio Pescara, l'ho detto anche l'altra volta, quando si vince e quando si perde il Pescara è sempre il mio, ovviamente. È chiaro che quando abbiamo un po' tutti i giocatori nei propri ruoli, con tutte le alternative, riusciamo a fare qualcos'altro, almeno sulla carta, poi il campo a volte non ci si riesce, però penso che tutti gli allenatori vogliano giocatori bravi. Noi abbiamo tanti giocatori bravi, il problema è averli assieme in tutte le partite, semplicemente quello. Quando li abbiamo tutti è più facile mettere in campo giocatori bravi che fanno differenza, perché sono bravi fondamentalmente. Come caratteristiche di squadra è chiaro, se riusciamo a avere possesso e a sviluppare tante situazioni è un bel Pescara. Ma noi non siamo così presuntuosi da dire che abbiamo risolto i problemi, anzi i problemi ci sono e ci conviviamo quotidianamente. A me onestamente non piace il fatto di aver preso molti gol, la mia squadra mi auguro prenda meno gol. Questo non vuol dire stare tutti dietro e finire partite 1-0 per gli altri, che è una grande difesa. Andiamo avanti, bisogna essere un po' più equilibrati, quello sì, avere un po' più pessimismo quando si attacca, vuol dire che le preventive sono fatte bene, eccetera, eccetera, però stare dietro per prendere pochi gol non è la nostra partita che ci piace fare, insomma.